caso in cui ci sia una necessità sopravvenuta per infortuni, malattie e comorbidità, ma sia anche per una pianificazione della vecchiaia e una risoluzione involontaria. Quindi si inizia, prima accenna nell'articolo 38, si inizia a mettere le basi per un approccio di pianificazione previdenziale. Questo è un grafico, sempre di fonte ISTAT, in cui illustra sostanzialmente qual è stata l'origine anche del cambiamento tra il sistema capitalizzazione individuale, dal sistema capitalizzazione individuale al sistema di distribuzione. Sostanzialmente, chi è tornato dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale, chi aveva accantonato i propri capitali a livello pensionistico, si è trovato che il proprio capitale aveva diminuito il proprio valore a un trentesimo, quindi è come se noi immaginassimo di tornare dalla guerra o di tornare da un lungo viaggio e trovare che il nostro capitale aveva il potere d'acquisto di un trentesimo. È lì che è nata l'esigenza di cambiare il sistema di gestione da un sistema di gestione a capitalizzazione a un sistema di ripartizione. Semplicemente è stato stipulato un contratto, il famoso patto intergenerazionale, perché all'epoca, in quel contesto sociale, quindi nel dopoguerra, il contesto sociale era che c'erano poche persone in pensione che non riuscivano a sopravvivere, che non riuscivano ad avere una sopravvivenza dignitosa, e quindi le altre persone che invece erano più numerose, che lavoravano, hanno stabilito di, in maniera proprio solidaristica, mutualistica, di passare al sistema di ripartizione, perché insieme sarebbero riusciti a sostenere coloro che non avevano più capitale a sufficienza.